prima sognando Sanremo Yango Car che parte. Ovviamente è una macchina così grande, quindi ci vuole qualcuno, un passeggero in più lo dobbiamo invitare qui accanto a me, e non poteva non esserci Simona Palmieri. Vale! Ciao a tutti. Ciao Simona, allora le cinture sono belle gare, vero? Dove stiamo andando, Simona, oggi? Stiamo andando a prendere il vincitore dell'edizione 2018 di Sognando Sanremo Canta con Io. Quindi partiamo a tutta... Partiamo a tutta forza! È presente la luna il sabato sera? Intendo quella vera, intendo quella vera. Hai presente le stelle, le torri gemelle? Quelle che non esistono più, quelle che non esistono. Canta con Io, ovviamente è uno dei concorsi che si radica al concorso madre Sognando Sanremo di Dino Vitola. Ne vogliamo parlare un pochino, Simona, facciamolo conoscere alle persone che ci stanno guardando. Bene, sì, tre categorie, cantanti, band, cantautori, editi e inediti. Seconda categoria, cantanti pop lirici. Yes. Terza ultima categoria, showgirl, showman, danzatori, danzatrici, spazio DJ, all'arte, spazio all'arte. E se ti parlo di calcio? E se ti suono un bel banjo? Dici che sto che nel contesto. Progetto che Yango ha sposato in pieno e che è partito in 6 GLL italiani. Abbiamo il vincitore proprio in Campania. Il vincitore dell'edizione Sognando Sanremo Canta con Io 2017 è Antonio Enzio. Quindi noi andiamo a prenderlo. Lui è di Napoli, precisamente. Sì, Monte di Procida. Stiamo quasi arrivati. Attentissima, Simone è attentissima. Forse lo vedo. Forse lo vedo. Aspetta, Vediamo, è il nostro artista. Lo vedo. È lui. Ciao Antonio! Ciao! Vieni, sali! Ciao Antonio! Ciao a voi! Benvenuto, questa è la prima Yango Car Sognando Sanremo che parte. Come stai innanzitutto? Io tutto bene. Ottimo, ma avete sentito che voce che ha? Ma dopo ci racconterai anche qualcosina, perché so che hai delle ambizioni. Io ti ho conosciuto sugli schermi della Rai, vero? Con Antonella Clerici. Esatto. Raccontaci qualcosina. Allora, diciamo che nel 2015 decisi di partecipare ai provini per Ti lascio una canzone che si fecero a Roma. E decisi di partecipare, appunto mi preparai, ovviamente ci sono stati mesi di preparazione dietro prima di cominciare a provare. Andai a fare i provini a Roma, passai la prima manche. Successivamente mi chiamarono appunto per fare la seconda, che era chiamata Recall, appunto, e portai un repertorio che mi assegnarono loro e feci il Recall. Successivamente tornai a casa, passarono settimane e ormai avevo quasi perso le speranze, si può dire, ma improvvisamente mi chiamarono e rispose mia mamma al telefono quel giorno, ancora me lo ricordo, e mi dissero che ero entrato a far parte del cast dell'ultima edizione ufficiale di Ti lascio una canzone. Wow. Ma le tue esperienze sono iniziate ancora prima, vero? Sì, diciamo che il canto per me è cominciato ancora prima, perché all'età di 9 anni mia madre mi iscrisse allo Zecchino d'Oro e io ancora non cantavo, ancora non sognavo proprio di poter cantare. E mi iscrissi allo Zecchino d'Oro e arrivai a Bologna, però ci fu un arco di periodo in cui io cambiai, iniziai a studiare canto, iniziai a cambiare voce e anche fisicità. E purtroppo non riuscì ad entrare appunto per questo motivo, ma da quel momento in poi posso dire che è cominciata la mia esperienza appunto nel mondo del canto proprio. Wow, sembra un ultra quarantenni, ma in effetti ha compiuto da poco 16 anni, esatto, vero? Esatto, 16 anni già di carriera, perché probabilmente già nel grembo di tua madre già iniziava a sussurrare qualcosa. Sì. E poi Antonio, ricordiamo ovviamente, dopo Ti lascio una canzone, quell'assembly Made in Italy, vero? Esatto, perché proprio a Ti lascio una canzone ci misero insieme e successivamente al programma decidemmo di continuare a cantare insieme. Eravamo un gruppo vocale formato da 4 ragazzi, appunto i Made in Italy, e decidemmo di intraprendere un progetto insieme che poi abbiamo lasciato qualche anno dopo per varie esigenze, perché abitavamo lontani l'uno dall'altro. Internet, connessione senza limite. Prima idea, andare via,
come fossimo già grandi. Siamo noi quelli che dietro errori vedono traguardi, senza grandi superpoteri da eroi, senza paranoie. Ok, Simona, il domandone di Sognando Sanremo a te, vai. La tua esperienza Sognando Sanremo, non c'è bisogno del domandone, ce la dici da solo. Sì, è il vincitore, signori, eh? Sì. È stata un'esperienza fantastica e soprattutto un'opportunità fantastica, perché è questo che serve ai giovani che vogliono intraprendere questo mondo, che vogliono cominciare, che hanno passione. È una, diciamo, Sognando Sanremo è stata una delle poche opportunità che viene offerta a noi ragazzi. Posso dire che è stata una grande soddisfazione, è stato bellissimo vedere soprattutto il mio nome su quell'album, in quell'album stampato insieme a tutti questi artisti con anni di esperienza. Eccolo qui. Eccola qua. Sì. Sognando Sanremo 2018 con i nomi di tutti i big, e tra i big, guardate un po' qui. Si legge? Io mi fermo, okay. Io lo voglio vedere anch'io. Guarda, ok, qui, tra i big da c'è dietro Antonio, già ci suonano Enzio. Ovviamente la Napoli caotica ci suona. E ovviamente col CD lanciamo anche un carissimo saluto a Dino Vitola. Simona, vogliamo ricordare. Sì. Ciao Dino Vitola. Ciao. Dino Vitola, grande tale scout. Nomi, diciamo qualche nome, Simona. Chi ti... Ma diciamo Laura Pausini, tanto per Renato Zero, Zucchero. Niente stress, solo te. Svaniscono le nuvole on the road. Appunto, Tra le stelle è stata una svolta per me, in un certo senso, perché è una canzone che mi ha dato tanto dal punto di vista, sia perché è stata la mia prima canzone, il mio primo inedito, quindi rimarrà sempre per me, e soprattutto perché è stata una grande canzone che è venuta da dentro, scritta da Vin Camporeale e Pizzolante, che sono i miei, diciamo, autori. E che salutiamo, che ciao, salutiamo Vin. Ciao. Un saluto alle Mora. Ma esatto, come? Esatto. Poteva mancare. Lo potevo dire, lo salutiamo. Certo. Ciao Lele. Ciao Lele. Abbiamo avuto modo di conoscerlo, è davvero una persona preziosissima. Tra le stelle ogni sogno si realizzerà. Ci racconti un pochino delle tue ambizioni, perché qualcosa io conosco già. Allora, io ho appena compiuto 16 anni, quindi diciamo che da quest'età si comincia ad aprire un po' qualche spiraglio per fare un qualcosa di più importante, tipo un talent show, tipo, non so, un Amici, un The Voice. Quest'anno purtroppo non sono riuscito a rientrare per questione di mesi nel range, per fare i provini nel range d'età. Però diciamo, le mie ambizioni sono appunto provare a fare un qualcosa del genere, o magari esordire proprio dal niente, nascere così come un cantante singolo. E noi te l'auguriamo, perché davvero davvero hai tutte le capacità per poterlo. Grazie. Fare il nostro Ad Maior allora al vincitore di Sognando Sanremo Canta Coglio 2017. Sul volume, ritmo di questa canzone. Tra le stelle ogni sogno si realizzerà. Si va più su. Yango, grandi locali leisure.